Buonasera a tutti, siamo online in diretta con Piero Colaprico detto Cola, come potete vedere dalla scritta in sovrimpressione, e voi che siete in diretta in questo momento state partecipando a un evento epocale, la prima diretta streaming di presentazione di libri di una persona dello spessore di Piero Colaprico. Benvenuto. Ti ringrazio molto, dipende molto dal fatto che sono veramente molto molto antico e mi piace fare delle presentazioni di persona. L'eccezione l'ho fatta soltanto per la Pioppa, che sia Pioppi ma detta Pioppa, quindi... Quindi cerchiamo di lasciare a chi ci guarda e a chi ci guarderà una intervista di quelle belle una traccia indelebile per nei secoli futuri. Finché renderà questo, finché non diventeremo le videocassette di domani. Comunque, allora io normalmente mi preparo da far vedere, da mostrare l'ultimo libro dell'autore ospite e che è generalmente il libro di cui si parla. In realtà io questa sera ho questi, che sono un po', che in realtà è una piccola selezione di tutti quelli che stanno là sopra nella sezione Colaprico, selezione fatta toccando diversi argomenti che sono un po' il gancio di alcune cose di cui andremo a parlare. Quindi sono, come potremmo dire, una selezione a campione dei tanti argomenti di cui si è occupato Piero Colaprico. In ogni caso, l'ultimo arrivato in libreria ormai da qualche mese è Anello di Piombo, un'indagine dell'ispettore Bagni, che vi mostro, pubblicato da Mondadori. Il precedente, pubblicato nella collana Nero Rizzoli, era Il fantasma del ponte di ferro. E allora, da questi due titoli, io ti faccio subito la prima domanda e partiamo dagli albori. Tu hai due protagonisti fondamentali che si alternano. L'ispettore di polizia Francesco Bagni, e siamo qui, e il maresciallo dei carabinieri Pietro Binda, siamo qui. Pietro Binda, che nei primi libri è presente all'arma, poi comunque segue una sua storia, va in pensione. Allora, perché due personaggi diversi, appartenenti a due forze di polizia diversi, due personaggi che sono molto differenti tra loro, e insomma, chi sono e perché questi due, che comunque tu ti porti parallelamente nei tuoi libri? Allora, in questo carotaggio di Colaprico bisogna dire che Bagni compare nel primo libro di, diciamo, presunta narrativa, che si chiama Criminal Bar, e lì c'è già Bagni che fa una comparsata, diciamo. E quello è il mio ispettore di polizia, il mio poliziotto quarantenne classico, che è nato in Svizzera, figlio di un cameriere che viene a Milano, che crede davvero sia nella polizia, nelle indagini, nell'amore assoluto, e questo non gli permette di come dire, non gli fa dimenticare però che la vita è bella, va vissuta, ed è un grande personaggino metropolitano, diciamo così, con tutto il suo logorio interiore, viene ritenuto dai colleghi uno sveglio nello scoprire i moventi. E questo fa parte un po' delle mie caratteristiche. Insieme a Bagni, devo dire, c'è spesso un coprotagonista più oscuro che si chiama Corrado Genito, che è un ex capitano dei carabinieri cacciato dall'arma. Quindi, diciamo, i personaggi miei sono un pochettino più intorcinati e complessi. Pietro Binda è un maresciallo del Nord e nasce dalla testa giovanile di Pietro Valpreda, anarchico accusato ingiustamente alla strage di Piazza Fontana, che girava molti, molti anni fa con un suo dattilo scritto in cui si parlava del maresciallo Binda. Quando ci siamo incontrati, diciamo, il maresciallo Binda ha cambiato un po' aspetto, ha cambiato forma, ha cambiato un sacco di ascisse, di coordinate,
E quando è morto Valpreda mi sono domandato se fosse o meno il caso di proseguire a lavorare intorno a Pietro Binda. In realtà, e qui dobbiamo dividere anche i lettori, diciamo quei pochi lettori che ho, però sono molto affezionati, devo dire, ho uno zoccolo duro di lettori fedeli che mi fa molto piacere e che ringrazio ogni volta. Allora, sono divisi, cioè ci sono dei tipi un po' più loschi, diciamo, che preferiscono il poliziotto Bagni e le storie di Corrado Genito, e ci sono invece dei lettori più classici, diciamo dei lettori di impronta simenoniana, ma io lo cito con venerazione, e se uno mi dicesse che sono il Simenon italiano lo abbatterei, nel senso che Simenon è un autore inarrivabile mondiale e io no. E però diciamo, siccome poi i lettori di gialli leggono tanti autori, mi sono fatto l'idea che i lettori del giallo classico preferiscano il maresciallo Binda, che è uno che fa le indagini regolari, tutto pulito, tutto preciso, il lettore capisce tutto, eccetera, eccetera. Quindi penso di aver risposto. Se no, sono qui per qualsiasi precisazione. Certo, visto che dobbiamo restare nei secoli. Anche fargli delle domande che, come sempre, noi a cui noi risponderemo. Partiamo da quest'ultimo libro, Anello di Piombo, evoca la sua ambientazione, che è quella della Milano degli anni di Piombo. E abbiamo quindi un giovanissimo Bagni, già promettente, già con la testa abbastanza avanti. Io tralascerei di andare a parlare di quelli che sono le trame, i contenuti, eccetera, perché insomma poi guardateveli voi se vi possono interessare. Ma questo era un libro che tu volevi scrivere da tempo, mi hai forse detto o forse letto da qualche parte, ma di questa Milano degli anni di piombo, narrativamente, e intendo dire dal punto di vista accattivante per un lettore narrativo, che cosa c'è ancora da raccontare? E non parlo di approfondimenti storici, perché quello probabilmente non finiremo mai, ma che cosa secondo te attira ancora un lettore nel dare una veste narrativa agli anni di piombo? Guarda, proprio oggi il mio direttore Molinari ha fatto un'intervista a Mattarella, Presidente della Repubblica, su gli anni di piombo, in cui lui ha detto Mattarella, era una guerra asimmetrica. Era anche una guerra sbagliata sotto molti aspetti, anche perché i terroristi, sommando i rossi e i neri, arrivano ad alcune migliaia di persone. Se noi mettiamo insieme polizia, carabinieri e finanza, all'epoca sono circa 270.000 persone, per cui 4.000 che vincono 270.000 mi sembra un po' complicato. Quindi era certamente un'operazione velleitaria dal punto di vista militare e sotto tantissimi punti di vista, che aveva però siccome comunque 4.000 non sono 200, vuol dire che c'era un buon gruppo di persone che pensava, che credeva nella possibilità della lotta armata in Italia. Già questo secondo me è un elemento narrativamente forte, perché ogni volta che si è disposti a uccidere e morire è un argomento forte. In più il nostro argomento, essendo italiani, patria di Machiavelli, è un argomento molto complicato, perché io credo che dietro le BR c'erano soltanto le BR, ma dentro le BR non c'erano soltanto le BR, per cambiare un po' quello che si sente dire di solito. E quindi il tema non è dietro, è dentro. E allora questi argomenti sono degli argomenti molto forti, come anche lo Stato. Noi conosciamo tanti magistrati che io personalmente rispetto e onoro anche per la loro carriera di caduti, anche per quello che hanno fatto e per come sono stati barbaramente e vigliaccamente uccisi. Però anche, diciamo, dietro lo Stato c'è lo Stato, ma dentro lo Stato esattamente chi c'è, certe volte. E quindi questi, secondo me, sono degli argomenti narrativamente molto forti, e nell'Anello di Piombo ho accennato quella che, a mio parere, è una possibilità, chiamiamola così, una possibilità.
e cioè che dentro una struttura sana della questura, a cavallo del 1969, cioè un anno che per noi è importante perché è l'anno della strage di Piazza Fontana, siano arrivati, e allora la polizia era militare, quindi vincolata a una serie di cose, dei soggetti romani di cui non c'è traccia nei libri contabili, ma evidentemente c'è traccia del loro passaggio a Milano. E quindi è su questo che io costruisco l'anello di piombo, perché peraltro delle indagini successive hanno scoperto che esisteva un'organizzazione chiamata Anello, e di più non posso dire perché la trama è questa. Dico solo che alcune persone mi hanno chiamato, e anche questo mi ha fatto molto piacere, per dirmi: ho finito di leggere il tuo libro e sono terrorizzato. E ho detto: perché se davvero è così c'è da avere paura? E io gli dico: guarda, non ti posso dire che è così, ma per me è così, quindi se vuoi terrorizzati. Senti, qui dentro c'è un altro tema che per te, non solo per te, ma in modo particolare per te, hai utilizzato come intreccio stretto tra narrativa, politica, trame, eccetera, che è la Milano da bere. La Milano da bere che poi si trascina negli anni, che arriva ad incrociarsi con Tangentopoli. Per chi non lo sapesse, Tangentopoli è un termine coniato dal cronista Piero Colaprico, che è stato il predecessore di tutti gli opoli venuti dopo, applicati alle grandi indagini, Rimborsopoli, Vallettopoli, eccetera, eccetera. Colaprico, madre di tutte le battaglie, anche nel coniare un termine passato alla storia. Però questa Milano da bere è un elemento forte per te, come che è una Milano che esisteva, però come elemento di racconto e di tramite per la rappresentazione che tu fai della tua Milano in varie epoche, in vari momenti. Sì, sì, esisteva ed esiste. Poi mi pregio di essere stato il primo giornalista, con il povero e compianto Giuseppe D'Avanzo, a scrivere un altro termine che si avvicina molto a quello della Milano da bere, che è bunga bunga, perché diciamo eravamo riusciti ad avere in anticipo questa storia famosa del bunga bunga. E devo dire che purtroppo questo, cioè c'è un lato comico della Milano da bere ovviamente, come anche del bunga bunga, e poi c'è un lato tragico, perché non dobbiamo dimenticare che una modella negli anni della Milano da bere, si chiamava Terry Broom, uccise un ricco e facoltoso uomo che era stato, non si, insomma, per ragioni diciamo di affetti, di tradimenti, di cattiverie, di umiliazioni, questa modellina giovanissima aveva sparato a quest'uomo uccidendolo in un appartamento. Quindi diciamo tutti ridevano, però questa persona è morta e una modella è finita in galera. E poi recentemente stiamo assistendo a quello scempio che è il caso genovese, cioè un ricco manager delle start-up e di questo, che a casa sua è accusato di inenarrabili violenze sessuali contro ragazzine, per me sono ragazzine, voglio dire, comunque delle ventenni, che attirava a casa sua con droga, feste, champagne, possibilità economiche. Quindi noi ridiamo molto sul fatto che c'è la Milano da bere del divertimento, però la stragrande maggioranza delle persone si è divertita, ha speso, ha sciupato i soldi, si è dissipata. Però anche lì, chi fornisce la droga alla Milano da bere? Dei criminali importanti. Chi fornisce le ragazze alla Milano da bere e alla Milano da adesso? Lì non si sa, però che ci sia un'organizzazione che lo faccia è altamente probabile, anche se è difficile trovarla. A Milano voglio dire che io, da quando io, adesso non lo faccio più il cronista, però erano gli anni 90 che io sentivo parlare dell'importanza dei colombiani a Milano. Non è stato arrestato un colombiano, perché i colombiani si sanno muovere. Quindi voglio dire, ci sono una serie di cose sulle quali uno che come me di mestiere fa il giornalista, quando si toglie l'abito del giornalista e finalmente può dedicarsi un po' a se stesso e magari scrivere un libro,
quello che sa e non è quello che sa la gente comune, lo può in qualche modo taroccare, truccare, esporre, mistificare, rilanciare, e se riesce a fare una trama che non è giornalistica ovviamente, ma fa una trama il più possibile narrativa, riesce secondo me a raccontare un'epoca. Ed ecco perché hai ragione tu, ma non è che io sia vincolato al passato che conosco, conosco anche il presente, penso, ma è che attraverso anche due cenni di quel passato, se ti ricordi della modella che ha ucciso l'imprenditore, allora capisci bene come può spuntare nel centro di Milano uno che chiama la terrazza sentimento, quando era il contrario del sentimento, cioè era proprio non voglio parlare, guarda, ho parlato sin troppo di questa storia che la Milano di adesso, le sofferenze di tutto quello che è successo, non meritava una storia come quella di Genovese e di queste violenze sessuali ai danni di ragazze di 20 anni. Quindi, ed è purtroppo l'unica storia di Nera che stiamo trattando tutti, voglio dire, peraltro. Quindi, o tempora o mores. Quando una vicenda di persone, diciamo, che coinvolge persone, secondo te ha le caratteristiche per trasformarsi in una notizia giornalistica, e quando ha le caratteristiche per trasformarsi in una storia da raccontare magari in un libro o con un'altra cifra? Guarda, allora, penso che tutto quello che è inedito sia giornalisticamente importante, tutto quello che è estremamente ripetitivo, cioè che entra in un canovaccio di storie già da seguite, da che c'è il giornalismo, cioè il delitto, voglio dire, è l'omicidio, e comunque lo giri, è qualcosa che quando va sulle pagine dei giornali viene letto. Non tutti gli omicidi, allora citiamo la Dalia Nera, quanti omicidi ci sono stati a Los Angeles perpetrati anche in maniera animalesca, però la Dalia Nera, quando se ne occupa il ROI, diventa un grande romanzo, per cui io a Milano non vedo al momento delle grandi storie da romanzo, però in passato, diciamo, ci possono essere stati degli omicidi di un certo tipo che ti stimolano. E poi un'altra roba che funziona in tutti e due, sia dal punto di vista giornalistico sia dal punto di vista narrativo, e uso la parola tra molte virgolette, la cosiddetta caccia. Cioè la caccia al colpevole, la caccia all'assassino nel giornale è sempre importante, quando non si capisce chi è stato, che ci sono gli indizi, eccetera, e ovviamente il detective del romanzo giallo ha una serie di indizi contraddittori finché non arriva a capire più o meno chi è l'assassino. Apro e chiudo una parentesi con il fatto che anche qua da decenni e decenni il giallo e il nero si sono messi in discussione, anche con Durremat che non chiude le sue storie. Cioè le sue storie sono chiuse, si capiscono, ma tante volte non si chiudono, esattamente come accade purtroppo nelle nostre vite, accade a tante persone, a tante vittime che vogliono giustizia e giustizia non ce l'hanno. Quindi diciamo, siamo tutti consci che però la caccia è importante, la conclusione della caccia, cioè, non sempre è garantita. Facciamo ancora un passettino indietro e arriviamo alla strategia del gambero. Questo è un libro dove forse più di ogni altro, o comunque tantissimo, c'è tanto preso dalle cronache, ci sono storie anche piccole buttate dentro per divagare un po' da quella che è la trama principale, ed è un libro che veramente affonda tantissimo nella cronaca, ed è un libro in cui si parla di 'ndrangheta, tra l'altro non a Milano ma a Varese, perché le storie di quest'ultimo decennio ci hanno consegnato una fotografia abbastanza precisa di quello che accade in questi contesti. Il libro è ambientato a Ranirate, Ranirate è un paese inesistente, dove c'è l'autostrada, dove c'è la Svizzera portata di mano, dove ci sono una serie di caratteristiche che dal punto di vista logistico a determinati contesti fanno molto comodo. Esatto. E però quindi,
domande su questo libro. Allora, il primo è: che cosa ti lega? Perché io so che sei è uno dei libri a cui tu sei affezionato, uno dei libri tuoi a cui tu sei legato. Che cosa ti lega a questo libro? E che cos'è quel filo conduttore a livello criminale, chiamiamolo così, includendo tutto quello che può essere considerato criminale, che ci porta da Tangentopoli o dall'Anello di Piombo fino al... Aha, sta succedendo qualcosa. Gli alieni sono entrati nel nostro... Ci siamo? Gli alieni sono entrati... Io sono qua, non mi sono mosso. Tu ti sei frizzata, invece. Io ci sono. Forse perché siamo? Della fatta... Sono andata via. Io ci sono. Sì, ok. Vado? Vai, vai. Non so se si è sentito tutto, ma è andata via la connessione per un attimo. Sì, si è sentito tutto. Allora, sarò brevissimo. È un libro a cui sono molto affezionato perché volevo raccontarlo proprio così. È un libro a cui sono molto affezionato perché la gente non sa quasi niente dell''Ndrangheta, legge distrattamente cos'è la criminalità organizzata. E allora volevo fare una trama che inchiodasse il lettore, e mi dicono di esserci riuscito, che ci sono riuscito, e spero spiegargli alcune dinamiche della criminalità organizzata, nei suoi rapporti con la politica, nei suoi rapporti con l'urbanistica, nei suoi rapporti con il potere, nei suoi rapporti con i clan, con le forze dell'ordine, eccetera. E a sgominare, diciamo, la 'ndrangheta di questo paesino che si chiama Ranirate, viene mandato Corrado Genito, che era quel soggetto di cui parlavo prima, ex capitano cacciato dall'arma, che si trova attualmente in galera, viene fatto uscire e mandato a Ranirate, e lì lui inventa un diabolico trucco che non posso assolutamente rivelare, ma che si rivela interessante. E la cosa divertente è che più di un investigatore di quelli veri, diciamo, no? Di quelli che vivono delle vite pericolose, mi ha detto: ad avere i soldi, io la cosa che hai fatto fare tu la farei immediatamente. Quindi, perché c'è un piccolo dispendio di soldi all'inizio per poter organizzare una trappola efficace, diciamo. Quindi, carabinieri e polizia, purtroppo, a volte non c'hanno manco i soldi per i rifornimenti delle macchine, diciamo la verità. Io sono qua. Ok, passiamo a un altro argomento che ti è anche questo ti è particolarmente caro da un po' di anni a questa parte, che è il teatro, perché tu hai scritto diverse cose per il teatro che comunque ti hanno appassionato tantissimo. Anche lì, che cosa vuoi raccontare attraverso il linguaggio teatrale? Ma guarda, io ringrazio Milano perché questa, a differenza di altre città, qui è stato possibile che una regista mi chiamasse, mi presentasse un'attrice, mi dicesse: scrivi una cosa per questa persona. E quindi da lì è nata l'idea di fare qui Città di M, con Arianna Scommegna, che ormai va in scena da 15 anni. Che E ha un quindi anno in regge. qualche modo, non è la stessa Esatto. cosa, ma No, è la stessa cosa, ma c'è Bagni e c'è comunque una esatto. storia di un omicidio, e gli spettatori hanno la possibilità di vedere in diretta davanti a loro si snoda questa trama, e quindi possono capire obiettivamente chi è il colpevole e chi non lo è. E la caratteristica è che una sola attrice, cioè Arianna, fa tutti i personaggi che servono alla scena e alla trama. Quindi no, il teatro è molto bello per un fatto, perché vedi le facce delle persone, vedi le facce quando ridono, quando piangono, quando sono sorpresi. Quindi tante volte io mi siedo nell'ultima fila, oppure mi siedo, diciamo, in un posto dove posso vedere la gente e guardo le reazioni. È una roba che mi diverte molto e mi rilassa. Il pensiero di aver fatto veramente ridere delle persone, apro e chiudo una parentesi,
so che dico una roba in veramente in controtendenza. Non mi piacciono i gialli che fanno ridere. Mi piacciono i gialli che fanno sorridere, mi piacciono dei gialli in cui c'è una battuta intelligente, ma i gialli ammiccanti per cui tu li leggi e sei bello tranquillo e ti sei fatto anche due risate, non mi piacciono. Quindi il teatro invece quando fa un po' ridere mi piace molto. Ognuno ha le sue fissazioni, che devo fare, diciamo. E quindi il teatro continuerò probabilmente a farlo sempre se mi vorranno. Si guadagna niente a teatro, guadagno di più con i libri. Ma tu hai scritto anche una cosa agli albori della tua carriera di teatrale, che era sulla Costituzione italiana, se ti ricordi. Ma stai scherzando? Assolutamente sì. E abbiamo fatto delle robe col consorzio dei comuni della Brianza, bellissimo. Cioè io l'ho raccontata, ho giocato la partita del Risorgimento, Italia batte Austria, cioè da dove nasce la nostra Costituzione, la nostra storia, eccetera. Cioè secondo me c'è sempre un modo per raccontare le cose anche ai ragazzi, cercando di non rompergli le scatole, no? Ecco, un'altra roba che odio sono i libri noiosi, spero di non averne fatti troppi, diciamo, però il libro noioso, il libro verboso, anche quello mi rompe le scatole tanto quanto il giallo che fa ridacchiare. Senti, tu hai un insospettabile legame di, diciamo, simpatia ricambiata con la Romania, perché qui c'è questo pezzo di antiquariato, non so nemmeno più se è ancora trovabile, ancora in commercio, pubblicato da Rizzoli quando? Nel 2007, manuale di sopravvivenza per immigrati clandestini, l'avventura italiana di Ioan, immigrato rumeno. Siamo in anni in cui gli immigrati rumeni cominciavano giusto a farsi vedere. E c'è questo Ioan che torna, cioè mi è rimasta questa cosa, che torna ogni giorno nella sua baracchina con una C, che è questo semigiaciglio che lui si è ritagliato in questo tentativo disperato, ma anche quasi reale, fatalista, di fingere di avere una vita normale o voler arrivare ad essere uno come gli altri. Ma il tuo legame con la Romania non si ferma qui con questa Io ho scoperto tempo fa, abbastanza casualmente, questa cosa qui. Piero Colaprico, Sotia Campionolui, La donna del campione, è un mio libro abbastanza duro, diciamo, e ci sono delle ragazze, ci sono anche dei banditi transnazionali, diciamo, ma il fatto che sia stato tradotto in Romania con questa magnifica copertina, nel senso che sembra tra un quadro, una foto, mi ha molto colpito, e ogni tanto lo leggo e non capisco niente, però mi fa piacere. Mentre una cosa curiosa, anche questa che mi è successa, però qui il merito è di altri, diciamo, mi hanno tradotto in inglese, quindi questo è una Italian outsider story. Bah. Comunque, diciamo, si fa quel che si può per tirare a sera con un sorriso. Senti, no, l'unico libro che mi ero preparata, di cui non abbiamo praticamente parlato, se non forse mi ha fatto un passaggio, è Il fantasma del Ponte di Ferro, perché qui in realtà c'è quell'indagine classica, classicona, che è quella che a te piace comunque portarti avanti. Sì, continuare a raccontare quell'indagine fatta ancora come veniva fatta negli anni addietro, fatta di intuito, fatta di appostamenti, fatta di persone guardate in faccia. Ma infatti adesso io, quando guardo anche alcuni, per esempio Camilleri, noi sospendiamo la credulità, no? Perché sia nei romanzi che nelle trasposizioni televisive si svolge in un'epoca contemporanea, però il commissario Montalbano, molto simpatico e molto intelligente, non usa una microspia, che sia una, voglio dire, mentre, e quindi fa l'indagine classica.
mentre oggi le indagini classiche non ci sono più, no? Ci sono telecamere, situazioni, ci sono i famosi Trojan che entrano nei telefonini, cioè ci sono tutta una serie di robe che io invece applico nei gialli contemporanei che faccio, diciamo quelli con Genito e Bagni. Mentre quel libro che tu hai appena mostrato, Il fantasma del ponte di ferro, è ambientato in un'epoca pre-telefonini, pre-microspie, eccetera. Per cui Binda si deve muovere seguendo l'indagine classica. Quindi lì sicuramente torno indietro nel passato e lo faccio cercando di tenere ferme alcune cose che conosco del passato. In questo caso, diciamo, c'era la trama centrale si svolge su un traffico di gioielli di cui mi sono occupato più di una volta. E al centro c'è una violinista scomparsa e di persone scomparse mi sono occupato più di una volta. E poi c'è il nostro mitico maresciallo Binda, e penso che a Valpreda un libro del genere avrebbe fatto piacere, me lo auguro. Quando ci incontreremo, se ci rincontreremo, glielo chiederò. Vogliamo aggiungere qualcosa? No, sì, ce l'ho un'ultima domanda da farti. Qual è il libro che ti dispiace aver già scritto perché avresti voglia di ricominciare da capo a scriverlo? No, non ce n'è, ti confesso che non ce n'è nessuno, nel senso che in questo momento non ho il tempo di mettermi, ma ho una bella storia da scrivere e non guardo mai il passato, cioè non lo guardo nemmeno nella vita privata, cioè me lo ricordo tutto, errori e cose buone che ho fatto, ma non guardo indietro, cioè se guardo indietro penso che non serva, cioè non so, sono ancora, mi sento ancora un adolescente, cioè no, comunque guardo avanti, non guardo indietro. Allora, ribadisco che chi ci ha seguiti in questa diretta ha partecipato appunto a un evento epocale, cioè la prima diretta presentazione di libri di Piero Colaprico, per quello che abbiamo voluto fare un po' man bassa e non parlare di un unico libro, ma fare un Colaprico globale, la prima diretta streaming di presentazione di libri del grande giornalista e scrittore italiano Piero Colaprico. Grazie a voi per la vostra pazienza, sopportatemi. No, ciao. Pazienza di chi? Io credo che sia stato un piacere, sono rimasti tutti con noi. Grazie Piero. Bene, grazie a voi, a presto. Voi.